Vasquez Italy. Pronto? Ma come devo venire fin su da voi? È inverno, fa freddo, cosa c'è da fare di così importante? Vabbè dai, prendo il furgone, 3 orette e arrivo. Ciao ciao. Allora Andrea, tu sei uno da tassello, lo sappiamo, l'enduro, hai fatto il trofeo enduro con l'S700, insomma sei uno che il tassello lo conosce molto bene, ma io ti lancio una nuova sfida. Ruote lisce, asfalto, ma difficile, inverno, temperature basse e soprattutto una quota rosa. Sì, stiamo parlando di gas gas, rosso gas gas, ma voglio una quota rosa. E qual è la sfida? Questa. La nuova gas gas SM700. Sei pronto? Noi sì. Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Come avrai visto dall'intro, questa volta GasGas ha alzato di parecchio l'asticella e la sfida sarà tutt'altro che semplice. Ah, ti ricordo di iscriverti al canale se già non lo sei. Per te è gratis, ma per me fa una grandissima differenza. Per il 2023 i progetti con GasGas sono pazzeschi e sono davvero tantissimi. Si potranno realizzare grazie anche al tuo aiuto, quindi condividi subito il video con i tuoi amici. Non voglio perdere altro tempo, quindi torniamo subito alla sfida. La SM700 è la sorella Dual Sport della ES700, infatti qui in alto a destra puoi trovare il video dedicato. Con la SM700 ho deciso di cambiare leggermente lo stile della prova e visto che in questi ultimi anni ci sono sempre più ragazze alla guida, fortunatamente, saranno proprio loro a dividersi questa prova. Iniziamo con calma però, la SM700 ha il carattere divertente e giocoso di una vera supermotard, mantenendo però una notevole agilità e maneggevolezza anche nelle strade più tortuose e nel traffico cittadino. Vuoi andare a prendere il pane? Puoi farlo. Andare in due a fare il giretto pomeridiano? Anche. La sella ribassata conferisce molta fiducia anche per chi è più basso. I freni Brembo hanno una potenza e modulabilità pazzesca e il cambio quick shifter rende la cambiata sempre rapida e precisa, anche in scalata. Dopo questa breve panoramica entriamo nel vivo del test. La prima prova è toccata proprio alla mia dolce metà Sofia. Siamo andati a Genova e grazie all'autoscuola Macciò abbiamo avuto la possibilità di simulare l'esame di guida della patente A2. Eh sì, questa moto è omologata anche per la guida con patente A2. Sul tracciato Sofia ha iniziato a prendere confidenza con la moto e con il percorso. Le condizioni dell'asfalto non erano delle migliori, ma abbiamo voluto fare la simulazione lo stesso per mettere alla prova la moto e le gomme al 100%. Stiamo provando il percorso dell'esame, tra ghiaia e acqua le condizioni non sono ottimali, però grazie alla gas gas e alle gomme mi sento super in sicurezza. Ok, il piede io indietro, ce l'ho sempre così. indietro, qua è ben attaccato alla moto. Ricordati che sulle punte è dove hai più sensibilità. Se il piede non è in questa posizione non hai tanto controllo, ok? Quando vai a cambiare lasci scivolare sul tallone. Grazie all'istruttrice Alice, che conoscerai meglio tra poco, anche Sofia ha avuto le nozioni tecniche per interpretare al meglio il percorso e dopo qualche prova è riuscita anche lei a fermare il cronometro sotto i 26 secondi. Adesso sentiamo i pareri della giornata di Sofia e Alice. Innanzitutto grazie per tutti i consigli che mi hai dato e oggi mi sono trovata benissimo e devo un po' esercitarmi sul freno perché andando sempre in scooter il freno dietro faccio un po' fatica. Nonostante sia la prima volta comunque più o meno i tempi ci siamo. Non troppo male, speriamo di... a casa cercherò un po' di esercitarmi e di passare questo esame per la moto. Per essere la prima volta direi che te la sei cavata alla grande, nonostante il percorso bagnato, la ghiaia freddo. E il freddo che incide anche quello.
i tempi sono già buoni, ma possiamo ancora migliorare tanto, la moto ce lo permette e quindi abbiamo tanto su cui lavorare. La parte stradale del test è stata fatta, ma la sfida non finisce qui. Infatti, assieme ad Alice ho deciso di andare a provare questa moto in pista. E non potevamo scegliere circuito migliore se non il motodromo di Castelletto di Branduzzo. Il tracciato ha una parte di asfalto classica e all'interno dell'ovale ha la sezione di supermoto con salti e paraboliche asfaltate, così da poter testare al meglio la moto. Piccolo salto temporale, mi trovo in pista a Castelletto di Branduzzo e le challenge da fare oggi sono due. Io dovrò cercare di fare una vera run in stile Get on the Gas, cercare anche di fare un po' di time attack, e poi abbiamo qua Alice. Ciao, che ragazzi. Da istruttrice dell'altra volta oggi si trasforma in pilota. Qual è la sfida di oggi per te? Provare a toccare il ginocchio. Sarà dura, eh? Durissima. Ci proviamo, fa freschino, però abbiamo le gomme, tutta la moto settata al top. Qualcuno sta già girando, così ci fanno un po' di warm up alla pista. Adesso prepariamo la moto, ci cambiamo, entriamo, vediamo un po' cosa succede. È buona, ovvio che c'è un grado, fa freddo, le gomme tengono, vacci con calma, cerca di sentire un po' la moto e boh, le saponette sono nuove, cerchiamo di grattare solo le saponette, solo le saponette, nient'altro. Sei pronta? Proviamo, dai, andiamo. Thank you.
fatta. Bene, allora la giornata l'abbiamo portata a casa, la moto è intera e ho fatto un discreto time attack. Non ho tanti riferimenti con moto grosse, ma ho fatto 22.7 e direi che non è malissimo. Alice, dimmi un po' te invece com'è andata, perché ho visto che ci siamo alternati un turno per uno. Raccontami un po', dai. Molto bene, è stato bello poter vedere qualche consiglio e prendere qualche consiglio da te. Non è stato semplice toccare il ginocchio, ma anche se con molta fatica, una volta ce l'abbiamo fatta. Bene, bene. Hai fatto lì la curvetta dopo l'ovale? Esatto, quella curva lì. Bene, bene. L'unica più facilmente toccabile. Lì veniva bene, secondo me, perché si caricavano un po' le sospensioni, ti aiutava, esatto, un po' di più. E non puoi piegare troppo, che con questo freddo diventava impossibile. L'abbiamo portata a casa. L'abbiamo portata a casa. Solo la saponetta. Solo la saponetta. Purtroppo il video finisce qui. GasGas con questa SM700 mi ha nuovamente stupito e fatto divertire come un bambino. Mi raccomando, se vuoi vedere altri video e test come questo, lascia un like qua sotto. Iscriviti al canale se già non lo sei, tanto è gratis. E lascia un commento scrivendomi cosa ne pensi di questa moto e che altra moto vorresti vedere in test. Un grazie speciale per avermi dato la possibilità di realizzare questo test va fatto a GasGas, a Metzeller per le gomme, all'autoscuola Macciò per la disponibilità e i trucchetti per conseguire al meglio l'esame della patente di guida e ai miei colleghi di Bulk Media per le riprese. Grazie per aver visto questo video e come sempre, gas e alla prossima. Ciao ciao! Gatto che è gas. Sono impappinato. Gatto on the gas. Miau. Bravi, bravi, bravi.